gotta turn around. And she said, do you come from a land down under? Buongiorno a tutti ragazzi, siamo fuori dalla Oxygen Gym, la palestra dei campioni. Oggi per me è super allenamento di gambe. E io invece la guardo da fuori perché non posso entrare. No, a parte gli scherzi. Allora, praticamente ad Abu Dhabi diciamo che le regole sono un attimino più old school. Questa palestra è men only, quindi le donne non entrano. Io me ne andrò probabilmente un po' al mare, non so se sto pure al mall a farmi un giretto a spendere i soldi di Gianmarco. Comunque ragazzi, ci siamo fatti un'ora di auto da Dubai fino ad Abu Dhabi per provare questa palestra, quindi oggi ragazzi l'andrò a recensire per voi. Allenamento di gambe, bomba! È brutto lasciare la fidanzata da sola, ho paura. È la città più sicura del mondo, quindi massimo mi trovo un altro fidanzato, però ecco, a regola non mi dovrebbero rubare. Già dall'entrata promette bene. Abbiamo un mega schermo dei tavoli e un bel bar che probabilmente fa tutta roba fit, tutta roba proteica. Tutti noi ragazzi, quando si va in una palestra nuova, la prima cosa che ci domandiamo è quanto costa. Io me lo sono fatto scrivere su questi foglietti. Se uno vuole fare delle sedute di personal, che si andranno a sommare al prezzo dell'abbonamento. Adesso ragazzi, andiamo dentro. Eccoci dentro la palestra. Qui abbiamo anche l'acqua gratis. Con addirittura bicchierino. Guardate che belli i bagni. Bagno curato nei dettagli. Guardate qui che è veramente enorme, gigantesca. Un sacco di macchinari fighi, di marche diverse rispetto alla Binus, ma qui vedo già entrando un po' di macchinari fighi per le gambe che sicuramente dopo vado a provare. Oggi voglio fare un allenamento di gambe andando a provare un po' di macchinari che non ho mai provato in vita mia, però prima di iniziare facciamo un tour e guardiamo insieme che cosa offre questa palestra. Qui abbiamo questo macchinario che simula lo squat guidato, però con una traiettoria diversa rispetto a quella del multipower. Qui abbiamo tantissime tipologie di hack squat. Questo che ha un'angolazione più sdraiato rispetto al normale. Abbiamo un bel multipower. Questa qui ragazzi è tutta una zona per le gambe. Come vedete in alto nella palestra ci sono dei cartelli che vanno a specificare l'area e le attrezzature che ci stanno. Guardate che bella questa leg curl da sdraiato con il carico a dischi, mai vista prima. Allora, questo qui non so cos'è, però lo provo per capire a cosa serve. Bellissimo attrezzo. Questo va a simulare una sorta di step up, come quando si monta e si scende da uno scalino, però è regolabile con il carico e comunque il movimento, come vedete, non è verticale ma è obliquo. Qui abbiamo tantissime tipologie di pressa, abbiamo 14 presse, le ho contate tutte, tutte di marche diverse, tutte con una tipologia di angolazione diversa. Ora sicuramente non le andrò a provare tutte, però almeno una oggi la voglio provare. Che cazzo è questo? Non capisco come ci si entra lì dentro. L'ho appena scoperto, adesso lo provo, un attrezzo mai visto, neanche nelle palestre quando sono stato negli Stati Uniti un anno fa, non c'è neanche la Binus. Mi sento come un bambino al parco giochi, sono felicissimo perché sto vedendo dei giochi che non avevo mai visto prima. Qui abbiamo un'area per il bilanciere, per fare stacchi da terra, rematore T-bar in modo old school. Qui abbiamo Panatta, qui abbiamo altre marche, sono tutti rematori. Qui invece abbiamo tutta la zona per i lombari. Quindi iperestensioni, iperestensioni a 45 gradi, iperestensioni orizzontali, tre tipologie di iperestensioni. E qui abbiamo questo macchinario che penso che vada a simulare proprio le iperestensioni, però caricandolo. Mentre di qua abbiamo tutta una serie di low row. Abbiamo 16 low row, tutti completamente diversi come tipologia di marca e come tipologia di angolazione e impugnatura. Allora, così l'attrezzo è bloccato. Appena parto si sblocca la leva e al termine dell'esercizio premendo qui si blocca. E poi ha
questo tipo di impugnatura qua, questo tipo di impugnatura qua che è molto larga e volendo possiamo farla anche con una presa diversa. Finito l'esercizio. Comunque questo attrezzo che ho appena provato ha una biomeccanica spettacolare, si sente proprio il dorso che si allunga al massimo e la contrazione è molto molto buona. Adesso andiamo a fare una scarrellata delle altre aree per gli altri gruppi muscolari, poi inizio il mio allenamento di gambe perché sennò questo video viene di 8 ore. Se volete lasciate scritto nei commenti qui sotto se volete un altro video in questa palestra dove vi mostro i 5 attrezzi migliori dove li andrò a provare con voi. Se volete vedere questa tipologia di video lasciatemelo scritto qua sotto. Qui abbiamo ragazzi l'area delle spalle, come potete vedere ci sono tantissime shoulder press tutte per lavorare le spalle da angolazioni diverse, 20 shoulder press tutte per andare a lavorare le spalle da un'angolazione diversa. Oltre alle shoulder press abbiamo anche tutte delle tipologie di attrezzature per andare a lavorare nel dettaglio il deltoide anteriore, laterale e posteriore. Anche di chest press ragazzi ce n'è una quantità industriale. Abbiamo tipo 27 chest press, ragazzi, tutte diverse. Che bella questa, non l'avevo mai vista prima, reclinata, guidata. Bellissima, mi piace un sacco. Guarda che figo il logo, ho scritto O2, Oxygen, spettacolare. Poi abbiamo in alto tutta l'area cardio, là sopra. Siamo arrivati nell'area delle braccia, bicipiti e tricipiti. Tutti macchinari per andare ad isolare al meglio le vostre braccia. Ragazzi, vi ricordo che il nostro servizio di coaching online è attivo. Io e Irene, la mia ragazza, vi aiutiamo a rimettervi in forma. Io seguo uomini e Irene segue le donne. Ci occupiamo delle trasformazioni fisiche, estetiche dei nostri clienti. Quindi per maggiori informazioni trovate i link per contattarci qui sotto in descrizione. Siamo arrivati al piano superiore dove c'è l'area cardio, però vi voglio mostrare che cosa c'è oltre che al cardio. Come potete vedere qua in questa sala dove sta entrando questo ragazzo c'è addirittura la sala per pregare. Di qua abbiamo gli spogliatoi, come potete vedere a livello di qualità non c'è da dire niente, qualità top, l'arredamento è molto molto bello e sono anche molto grandi. Guardate qua ragazzi le cosiddette biciclette, qua abbiamo le famose scale, se non le avete mai provate vi consiglio di provarle, sono micidiali. Venite qui vi faccio vedere una cosa, qui potete fare cardio guardando il vostro miglior film su Netflix, roba incredibile che ho visto solo in questa palestra. E siamo arrivati nella sala di CrossFit della Oxygen. Come potete vedere qui alle mie spalle abbiamo un super rig di calisthenic per fare tutti gli esercizi a corpo libero alla sbarra. Abbiamo anche degli anelli, abbiamo le air bike, abbiamo i tappeti, quelli magnetici, bilancieri olimpionici e tante altre attrezzature. Quindi se siete dei crossfitter e volete venire in questa palestra c'è possibilità di allenarvi tranquillamente. Adesso vado a fare gambe e infine cardio, quindi adesso si inizia con l'allenamento. Qui andiamo a lavorare con una tecnica di 4 serie per 15 ripetizioni dove ogni 5 ripetizioni mi vado a fermare 5 secondi in isometria. Adesso passiamo al secondo esercizio, andiamo a fare questo attrezzo che è una via di mezzo tra un hack squat e una pressa orizzontale. Ho già fatto qualche serie di avvicinamento al carico, è un buon coinvolgimento del quadricipite. Poi lo vado a fare con i piedi abbastanza stretti, più o meno larghezza spalle, per cercare di enfatizzare il lavoro sulla parte esterna della coscia. Dato che io ho le gambe particolarmente sviluppate nella parte interna della coscia, perché in passato ho lavorato per tanti mesi negli esercizi di spinta per le gambe con una posizione dei piedi molto larga, adesso in questo periodo sto lavorando con una posizione dei piedi un pochino più stretta per dare diciamo una forma
alla parte esterna della gamba. Anche qui vado a svolgere 4 serie e vado a fare un piramidale, quindi 10, 10, 8 e 6 colpi. Quando vado a diminuire le ripetizioni cercherò di aumentare il carico. È arrivato ragazzi il mio motivatore che mi conterà tutte le ripetizioni. 1 2, un spot orizzontale, 3 4, 5 6 7. Secondo me sono 6 colpi. Sono soddisfatto. Ho appena terminato di fare i quadricipiti perché alla fine, su quella sorta di hack squat pressa, chiamiamolo così, sono uscite fuori tipo 6 serie molto pesanti. Si prosegue con femorali. Vado a svolgere questo leg curl, diciamo in verticale, che andrò a fare 4 serie per 15 ripetizioni con una negativa lenta. E ragazzi, quando vado a fare specialmente i femorali, mi piace farli con una negativa lenta e controllata perché ho una maggiore attivazione. Non sto tanto a guardare il carico, ma guardo il movimento e cerco di farlo fluido e con una negativa molto controllata. Molto bello questo leg curl da sdraiato perché c'è un'attivazione a livello di carico maggiore nella fase di chiusura del movimento. Quindi nell'ultima parte di ROM sentiamo il carico molto più pronunciato a livello del bicipite femorale, mentre la prima parte è un pochino più morbida. Quindi, a differenza del classico leg curl della marca Life Fitness che vado a fare solitamente in palestra alla Venus, qui abbiamo un'attivazione diversa. Anche qui andiamo a svolgere 4 serie, però questa volta in piramidale. Quindi facciamo 12, 12, 10 e 8 ripetizioni, aumentando il carico quando diminuiscono le ripetizioni. A chiudere l'allenamento, ragazzi, vado a svolgere 2 esercizi per i polpacci. Uno in piedi, che è questo che avete appena visto, dopo vado a svolgere quelli da seduto. Nella prima tipologia di esercizio vado a fare 4 serie da 15 ripetizioni, nel secondo esercizio 4 serie da 20 ripetizioni. Come noterete, io faccio sempre una piccola pausa nel punto di massima contrazione di 2-3 secondi e una negativa lenta cercando di allungare al massimo il muscolo quando siamo in basso. Così, diciamo, riusciamo a stimolare al massimo tutte le nostre fibre del polpaccio. E molti di voi fanno fatica a crescere i polpacci, anche io, ma questa, diciamo, è una delle migliori soluzioni per reclutare al massimo tutte le fibre. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a guardare i successivi, perché nei successivi ci sarà una super sorpresa per voi. Vi ringrazio ragazzi e ci vediamo nel prossimo video.